Eder, Mech, Pallister. Posso dirti che il materiale sequestrato che sarà sottoposto a incidente probatorio non credo che sposterà granché rispetto agli elementi, perché sappiamo di cosa si tratta e diciamo potevano risparmiarsi la fatica. Però vabbè, giustamente fanno i loro approfondimenti, ma è tutto materiale che non è conferente col periodo della, diciamo, dei fatti. E per quello che ci riguarda abbiamo altre mosse insomma in serbo, e quindi posso dirti che gli esami genetici al momento ci lasciano un buon spiraglio di ottimismo. Dal tipo di azioni che lui dice di aver commesso, noi non ci aspettiamo di trovare il DNA di Da Silva. Noi chiaramente facciamo delle valutazioni sulla scorta delle informazioni che abbiamo avuto modo di esaminare. A nostro modo di vedere ci sono altre posizioni altrettanto interessanti rispetto a quella di Da Silva, che a nostro modo di vedere vanno approfondite. Noi non riteniamo, ad esempio, che la testimonianza della figlia della signora Bianchi sia una testimonianza così inattaccabile o tantomeno riconducibile a un alibi così inattaccabile. E abbiamo sollevato diversi punti e diverse criticità su questo aspetto. Quindi io non voglio puntare il dito contro nessuno, perché non è questo il lavoro che devo fare io. È chiaro che nel lavoro che abbiamo fatto abbiamo evidenziato tutta una serie di ulteriori scenari motivazionali, relazionali, di circostanza, temporale, di versioni fornite, di discrasie rispetto alle versioni fornite, di tutta una serie di elementi che francamente ci portano a ipotizzare degli scenari alternativi altrettanto, diciamo, interessanti rispetto a quello che secondo la procura porta o porterebbe a Da Silva. E quindi questo è il nostro punto, cioè io non è che ho la bacchetta magica o la sfera di cristallo. Posso dirvi che laddove il DNA repertato sugli indumenti e sulla scena dovesse, come ci auspichiamo, essere compatibile col profilo genetico del signor Da Silva, se veramente, come in diverse occasioni anche davanti ai magistrati, sia il fratello della Bianchi, Loris, che la Bianchi stessa, di fatto avanzano sospetti in maniera neanche troppo larvata nei confronti di Da Silva già a partire dal 4 di ottobre, allora non mi spiego per quale motivo la Bianchi, perché è documentale, noi ne abbiamo tonnellate di elementi su questo punto, continui in maniera insistente comunque a voler avere a che fare con Da Silva in tutta una serie di circostanze ben successive a, diciamo, ai mesi della vicenda, e anche addirittura lasciando, perché questo è diventato anche di patrimonio pubblico, lasciando dei messaggi a Da Silva in maniera tale da non poter essere intercettati, quantomeno questo pensava lei, evidentemente sbagliando, addirittura a pochi centimetri dal luogo in cui, anzi all'interno della, diciamo, dell'intercapedine, possiamo definirla così, in cui è stata assassinata la suocera. Cioè, ripeto, qui ci sono tanti passaggi da esaminare, tante condotte da vagliare, tante situazioni. Lo stesso Bianchi, Loris Bianchi, a sommarie informazioni, lo dice chiaro e tondo che in effetti anche lui potrebbe avere il movente, e conferma di aver detto a più soggetti, una volta venuta a conoscenza della tragica morte di Pierina, giustizia è fatta. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.